Siamo all'Hotel Garden di Andorra, in provincia di Savona, con Mauro Finetto della Vini Fantinis all'Italia. Mauro, riparti dalla strada dopo un anno di mountain bike, riparti con il trofeo alle guelle di domani. Com'è la tua condizione? Non riparto proprio da qui perché ho già fatto l'Argentina, ho corso in Argentina, però in Italia riparto. La stagione europea? Esatto, parte da qua. E quindi io sto abbastanza bene e spero di fare una bella corsa domani, anche perché è una corsa particolarmente bella, quindi anche abbastanza data le mie caratteristiche, quindi spero di fare una bella corsa. Poi noi in squadra abbiamo sia Gatto che Sant'Ambrogio, che sono in ottima forma anche loro, quindi speriamo in tre di riuscire a fare qualcosa di buono. Vediamo qui questo bel regalo che ti hanno fatto dei tifosi che sono arrivati dalla Francia per supportarti. Sì, sono due signore, mamma e figlia, che le conosco da quando sono professionista. Le prime volte mi venivano a salutare, facevano le foto, poi da lì sono diventate mie tifose, evidentemente li stavo simpatico. E adesso mi scrivevano su Facebook anche l'anno scorso quando non correvo, chiedendomi dai, trovo una squadra. E allora appunto mi avevano chiesto se fossi stato qui alla Aiguella e che volevano portarmi un regalo. Ho detto ci sono, quindi il regalo è questo. Insomma, mi fa molto piacere vedere, perché insomma fare una raccolta di tutta la mia carriera vuol dire che insomma ci tengono e che sono delle vere tifose. Appenderai sicuramente in camera tua quando torni a casa. Ah, questo sicuramente, anche perché è veramente veramente bello. All'Hotel Garden di Andorra, in provincia di Savona, siamo con Luca Cinto, direttore sportivo della Vini Fantinis all'Italia. Dopo le gare in America si parte con la stagione europea in Italia e il trofeo Le Aiguella. Che cos'è il Le Aiguella per Luca Cinto? È una corsa che ho fatto da corridore tanti anni fa. E è un po' una corsa speciale, perché è una corsa impegnativa, dove bisogna essere abbastanza già pronti con la condizione, già avanti. Quest'anno purtroppo è successo che tanti corridori, è la prima corsa dell'anno, noi no, però è già 20 giorni che non corriamo dall'Argentina, e vediamo come sono, se i nostri avversari sono cresciuti, se noi abbiamo lavorato bene in questi 20 giorni. E ho una squadra molto, molto competitiva, molto forte sulla carta, però dobbiamo vedere la condizione a che punto è. Comunque faremo sicuramente una discreta corsa. Ci descrivi il percorso di questa gara? Ma ho visto che facciamo come l'anno scorso 4 volte il tessico, però poi da due versanti diversi uno dall'altro, poi in finale c'è qua Andorra questa salita, le piramidi di 1,8 km impegnativi, dove bisogna prenderla davanti assolutamente perché è molto stretta, e una discesa abbastanza impegnativa con varie curve abbastanza impegnative, e in fondo non ha tempo di recuperare, che affrontiamo subito il capomele e ci vuole la gamba, bisogna aver recuperato presto. L'anno scorso comunque sono arrivati una 40 km in volata, a prescindere lo scatto di Moser che gli ha anticipati, ha tenuto molto bene perché era più facile prenderlo perché con arrivo in discesa così con 100 metri di vantaggio 99 su 100 vengono sempre ripresi, invece Moser ha fatto un numero molto, molto importante. Vediamo, bella corsa. Un bel finale, un finale molto, molto incerto e adatto sia a quelli veloci, sia a quelli che tengono in salita, sia agli scattisti. Molto, molto bello. Magari vedere uno dei tuoi che possa ripetere ciò che ha fatto Moreno Moser l'anno scorso. Abbiamo vari arrivi, però io mi spero col corridore che ho una corsa abbastanza impegnativa, dove arriviamo su questa salita non 100 corridori, ma una quarantina, una trentina, allora potrebbe essere una corsa diversa. Se arriviamo a 100 corridori, ripeto, potrebbe essere aperta a tante soluzioni, abbiamo quelli veloci e veloci, gente che tiene in salita. Però ricordo, questi 20 giorni dobbiamo vedere la crescita nostra, la nostra condizione, e gli avversari se sono cresciuti, come stanno, e valuteremo. Ci sono tanti corridori forti,
La BMC in primis con Santoromita, che l'ho visto molto forte, ha corso Landroni con Reda che al Mediterraneo è andato forte. Ci sono vari squadre, vari corridori che hanno corso e stanno andando forte. Noi staremo lì, sicuramente cercheremo di inventare qualcosa con i corridori che abbiamo. E poi c'è questa classifica della Coppa Italia, che sto leggendo ancora il regolamento, non è che mi piace tanto, perché per me è un po', diciamo, compromette un po' il finale di corsa, perché tante squadre giustamente con la partecipazione al giro, chi vince la Coppa Italia, è il regolamento che ti costringe ad arrivare tre corridori nei primi 20, e a volte non sacrifici tra virgolette per andare a prendere o i fuggitivi o per vincere la corsa, ma per piazzarti. Una mentalità come io, che mi piace vincere e puntare solo a vari corridori e non a piazzare tre corridori nei 20, sai, mi rimane un po' difficile cambiare la mentalità, ma mi dovrò adeguare anche a questa formula qui, che non mi piace tanto, però dicono che è giusta così e mi adeguerò. Sono l'unico che mi lamento, e allora è giusto che è segno che è giusta. Però per me si vedrà delle belle in tante corse in finale, dove si assicurerà più il piazzamento dei tre corridori e potrà andare via delle fughe dove non ci sono delle squadre per la Coppa Italia e che non verranno neanche riprese. Questo è una cosa che bisogna stare molto attenti, perché piazzare tre corridori nei primi 20 e anticipare le altre squadre, sì, ok, conta anche vincere, però se vinci e gli altri non arrivano nessuno nei primi e una squadra arriva nei primi tre, una squadra arriva quarto, ottavo e decimo, fa più punti di te che hai vinto. È quello che può condizionare la corsa o le corse in tanti episodi, capito? Però vedremo, dai. Alla vigilia del trofeo Leguiglia ci troviamo nell'hotel Liliana di Andorra, in provincia di Savona. Siamo qui con Ivan Santaromita, corridore della BMC. Ivan, questa gara al trofeo Leguiglia, tu sei l'unico italiano della tua squadra in gara domani. Com'è questa sensazione tua? Ma diciamo che sto attraversando un buon momento di forma. Sembra una gara impegnativa, con quattro salite lunghe e dure, e cercheremo di fare il meglio che si può. Vediamo, ho fatto un buon Mediterraneo e ho sbagliato un po' i tempi attaccando forse un po' troppo presto. Vediamo domani di trovare l'attimo giusto. Avete già deciso qualche strategia per domani, qualche tattica? Strategie ne possiamo fare poche, perché siamo qua in 6, abbiamo avuto due altri corridori malati e vediamo, spero che sia venga una corsa dura, e sul finale spero di essere davanti e giocarmi la vittoria. Chi sono secondo te i corridori più quotati, i tuoi avversari più quotati? Ma ho visto che l'Androni ha una squadra forte, poi c'è la Lampre, non so, la Fantini, penso che siano loro le squadre faro per domani. Dopo la Leguiglia dove ti vedremo? Con Leguiglia correrò Lugano, Camaiore, il Giro del Lazio e poi la Tirreno. Lugano vicino a casa? 20 km da casa, è la corsa più vicina che ho, con la Trevalli, e lì grande, grande tifo, grande morale, visto che ci saranno parenti e amici, cercheremo anche lì di dare il massimo. Alla vigilia del trofeo Leguiglia siamo con Danilo Vis, corridore della BMC. Benvenuto Danilo, willkommen. Vis, deine Kondition, com'è la tua condizione di forma per il trofeo Leguiglia? Gut, ich bin schon Tour Down Under und Tour Med gefahren, so schon zwei gute Etappenrennen und die Form kommt gut, ich denke. Sono stato al Tour Down Under, poi anche al Giro del Mediterraneo, state due corse tappe importanti e la mia condizione è ottima. Di strategie, Morgan, habt ihr die Strategie schon vorbereitet oder
danista. Allora, avete studiato la strategia tattica per domani oppure no? Nein, noch nicht. Ich habe die Strecke geschaut, die Straßen und alles. Ich bin auch einen Berg heute gefahren im Training. Aber wir haben noch nicht mit dem Team zusammen gesprochen für morgen. Non abbiamo ancora studiato la strategia, però comunque abbiamo fatto un po' di montagna e comunque vedremo poi domani la condizione. Vielen Dank. Alla vigilia del 50° trofeo Le Guaglia siamo con Max Chandri, direttore sportivo della BMC. Max, questa è una gara, l'esordio italiano della tua squadra, com'è la condizione dei tuoi e come avete studiato qualche tattica per domani? Ma diciamo che abbiamo una squadra ridotta a livello di numero, siamo solo 6 corridori, però abbiamo un Ivan Santaromita che è abbastanza in condizione, viene dal Giro del Mediterraneo dove è andato abbastanza bene, dove è andato molto bene invece in Down Under. Danilo Wiss che diciamo è il nostro jolly, vediamo un po'. Gli altri ragazzi invece della tua squadra che non sono qui alla Guaglia, abbiamo visto Gilberto già in buona forma in Australia. Sì, abbiamo ragazzi, abbiamo una squadra No Man con Cadel che sta andando veramente bene, abbiamo un'altra squadra Lotfar che si disputerà domani e siamo qua noi, perciò siamo divisi su 3 fronti per quello che siamo un pochino numero ridotto. Comunque tutto sommato la squadra sta andando bene. Abbiamo vinto la cronosquadre in Qatar, avevamo la maglia fino al penultimo giorno mi sembra con Brent Bookwalter, siamo partiti abbastanza bene. Cosa vuol dire il trofeo Le Guaglia per voi? Ma ho due giovani che forse non sanno tanto del trofeo La Guaglia, per me è stata il mio debutto da professionista nel lontano 1989. È una corsa importante, è un buon punto di riferimento per capire un attimino dov'è e com'è la tua condizione. È una corsa impegnativa, dura, selettiva. Abbiamo penso una buona giornata domani a livello meteorologico, vediamo, proviamo.